I contaminanti possono giungere al mare attraverso emissioni e scarichi urbani, industriali ed agricoli. Molti di questi contaminanti, che hanno caratteristiche di idrofobicità, cioè non amano l'acqua, si attaccano al particolato sospeso, che progressivamente si deposita ed entra a far parte del sedimento. Il sedimento è quindi la matrice marina in cui si accumulano contaminanti, come pesticidi, idrocarburi e derivati del petrolio, diossine, oli e lubrificanti e alcuni metalli pesanti. La loro concentrazione in acqua è generalmente molto bassa, mentre nel sedimento sottostante raggiungono concentrazioni molto più alte. Infatti, l'acqua fornisce un'informazione puntuale nel tempo, mentre il sedimento è una matrice conservativa, in grado cioè di fornire un'informazione integrata nel tempo. Purtroppo i contaminanti nel sedimento non sono immobili e a seconda delle condizioni chimico-fisiche e delle correnti possono rientrare in circolo ed essere facilmente assimilati dagli organismi lungo la catena alimentare.